Allora, torniamo al nostro discorso. Assiomi, concetti quindi, definizioni, enunciati e teoremi. Molto spesso il 90% dell'attenzione in matematica si pone qui, tra enunciato e teorema. Io enuncio un'affermazione e poi la devo dimostrare. A volte l'affermazione è vera, ma non la so dimostrare. E quindi ci vuole uno sforzo. Alcuni teoremi sono lunghi una riga, altri teoremi sono lunghi mezza pagina, altri teoremi sono lunghi tre pagine, alcuni teoremi sono lunghi 80 pagine. Un caso famoso, allora, per esempio, nel 1900 il più autorevole matematico dell'epoca, David Hilbert, tedesco, stilò un elenco di cose, diciamo, non erano tutti enunciati precisi, però un elenco di argomenti che avrebbero dovuto essere dimostrati, diciamo, di affermazioni vaghe, a volte molto precise, a volte vaghe, che avrebbero dovuto essere dimostrate nel secolo successivo. Fu di una straordinaria precisione su un po' più di una ventina di argomenti, ne furono dimostrati nel secolo successivo quasi tutti, ce ne mancavano pochi. Uno in particolare fu dimostrato, una congettura che riguarda la geometria, che non sto a dire perché comunque mi risulterebbe complicato capire questo caso. Fu dimostrata nei primi anni del 2000 da un matematico russo, Grigori Perelman. Lui la dimostrò in tre articoli, ogni articolo era lungo meno di una trentina di pagine. Non erano elaborati con precisione tutti i dettagli, ma diciamo, lui era riuscito dove molti altri avevano fallito, e quindi era riuscito a dimostrare le cose più complicate. A questo congettura era legato un premio, mi ricordo, $1 milione. Quindi lui non ritirò il premio, però poi uscirono degli altri matematici che ridimostrarono in 500 pagine quello che lui ha dimostrato in 80, facendo tutti i dettagli però, e volevano il premio. Ovviamente non fu dato loro, perché in realtà la dimostrazione non era loro. Quello che però mi interessa dal mio punto di vista è che, per quello che dovete studiare voi, questa enfasi è esagerata. Cioè, voi dovete prima capire bene i passaggi preliminari. È esattamente il motivo per cui mi dite: ah, ma lo so dimostrare. Ma se non hai capito la definizione, che sai dimostrare? Chiaro? L'enfasi viene data qua perché ci sono tante affermazioni, anche semplici da fare, che nessuno sa dimostrare. Volete un esempio? Un problema semplice, se voi lo risolvete, tra pochi giorni pubblicheranno il vostro nome su tutto il giorno. L'affermazione è la seguente: ogni numero pari maggiore o uguale di 4 si può scrivere come somma di due numeri primi. Facciamo un esempio: 4 si può scrivere come 2 più 2, ok?
che è il numero 1. 6 si può scrivere come 3 più 3. Uno dice potrei anche scriverlo come 5 più 1. 1 non è il numero primo. Dipende dalla definizione che viene data. Nella definizione corretta, accettata dai matematici ufficialmente, 1 non è primo. Quindi i primi partono da 2. 8 è 5 più 3. 10 è 7 più 3, ma è anche 5 più 5. Quindi questo primo esempio ci fa capire che questa scrittura può anche non essere unica. A volte posso scrivere un numero pari come somma di due primi in due modi diversi. Ah, qual è l'affermazione? L'affermazione è che se io continuo questo discorso lo posso fare sempre, per ogni numero pari. Allora, questa affermazione è facilissima da fare. Allora adesso se io ti dico 2.827.424, per scrivermi due numeri primi la cui somma faccia questo numero, o perdi tanto tempo o dimentico il computer. Se ti dico 2.427.824.329.126, perderai ancora più tempo o dovrai avere un computer più potente. Se lo devi dimostrare, devi fare un ragionamento corretto che mi convinca che assolutamente qualunque sia il numero primo, anche avendo 3 miliardi di cifre, questa cosa si può sempre fare. Va bene? E nessuno è riuscito a farlo, perché è un problema difficile, nonostante sia facile da raggiungere. Ok? C'ha un nome, adesso mi sfugge. Poi quando mi verrà in mente vi dirò come si chiama, congettura di... Ok? Quindi noi non dovremmo fare chissà quali teoremi complicati, noi dovremmo fare teoremi abbastanza semplici. Però, per quanto semplici, comunque sono un poco complicati. Quindi, per cercare di capire come si dimostra un teorema, dobbiamo mettere a punto i cardini del ragionamento, cioè come possiamo fare un ragionamento. Voi ce l'avete presente il computer? Qual è stata la scoperta fondamentale per chi ha fatto passare all'elettronica digitale? Il transistor. 1957-1958, non mi ricordo, pure un libro, l'anno che cambiò il mondo, perché scoprì il transistor. Il transistor era un oggetto, prima c'erano le valvole termoioniche, ma insomma era comunque un oggetto che non era meccanico, però era grosso rispetto, cioè un transistor era quando una CPU di molto. Però cos'era un transistor? Un transistor è una unità che accetta due segnali e ne fa uscire un terzo che dipende da un'operazione logica dei due segnali. Ok? Quello è l'elemento fondamentale, tant'è vero che tuttora, a parte la velocità di clock, ma la potenza di una CPU, di un'unità di calcolo dei computer, voi adesso parlate anche informatica, parallelamente a questo, da cosa è misurata? Da quanti transistor sono inglobati in quella CPU? Stiamo parlando di miliardi di transistor. Questo però è semplicemente un fatto di fisica, cioè prima fare il transistor era complicato, poi l'abbiamo cominciato a fare con le piste e poi le piste prima erano a millimetri, poi erano a micrometri, adesso sono a nanometri. Le CPU più avanzate sono costruite con dei fili che sono una larghezza di 7 nanometri.
a un certo punto si arriverà al limite fisico, perché scattano effetti quantistici, ci sono altre cose, quindi quella infatti, a parte il limite fisico, la Intel ha problemi a produrre CPU a 7 nanometri. Per alcune cose è tornato indietro a 22 nanometri. Quindi a un certo punto si incontreranno dei problemi sostanziali, ma quello è un problema di un'azienda, recupererà, eccetera. Però diciamo comunque, a un certo punto i problemi diventeranno insormontabili su quella strada. Ce ne saranno, magari se ne apriranno altre strade per rendere i computer più efficienti. Una strada è già evidente, la parallelizzazione. Però questo non ci interessa, noi vogliamo fare matematica. Qual è il transistor della matematica? Qual è il transistor che potete usare per il ragionamento? È il sillogismo. Ora, molti di voi avranno fatto un po' di filosofia per alcuni di voi che non l'hanno fatta. Qual è il sillogismo più famoso nel mondo? Chi me lo dice? Qualcuno l'avrà sentito, no? Socrate? Nessuno ha mai sentito questo sillogismo? Vi ho detto all'inizio. Andiamo bene. Socrate è un uomo. Tutti gli uomini sono mortali, quindi qual è la conseguenza? Allora, vedete che qualche transistor nel cervello c'è. Almeno il transistor c'è stato. Allora, questo è il transistor della matematica. Che significa? Allora, X sta in un insieme A. X appartiene ad A. Socrate X appartiene all'insieme A, insieme degli uomini. L'insieme A è contenuto nell'insieme B. Che è l'insieme B, l'insieme dei mortali. Tutti gli uomini sono mortali, che significa? Tutti gli elementi di A stanno in B, quindi l'insieme A è contenuto dentro B. Questo è un concetto abbastanza semplice. E allora, se X sta dentro A, A è contenuto in B, X sta anche dentro B. C'è qualcosa di complicato in questo? No. Neanche nel transistor dell'elettronica c'è qualcosa di complicato. Però usando miliardi di transistor avete una CPU. Mo voi conoscete tutto il manuale delle istruzioni della CPU e come funziona? No, perché quello è complicato. Quindi complicando dei ragionamenti semplici si arriverà a costruzioni complicate. Il problema non è neanche che sia complicato, perché seppure è complicato, qual è il nostro compito? Noi non arriveremo a fare cose che richiederanno milioni di transistor, ne richiederanno 20 forse, ok? Oppure ci saranno un po' di passaggi, 20 passaggi, 30 passaggi, il terreno medio non saprei dire quanti ce ne siano. Però quale sarà il punto? Sarà applicare correttamente tutti i passaggi. Allora, da cosa dipendono questi passaggi? L'applicabilità di questo ragionamento dipende dalle ipotesi. Una si chiama premessa maggiore, una si chiama premessa minore in filosofia. Però tutto dipende dalla, cioè se io voglio applicare questo ragionamento e Socrate è il mio gatto, lo posso applicare? Posso applicare questo ragionamento al mio gatto?
No. La risposta è no. Il mio gatto è mortale? Sì. Ma non posso applicare questo ragionamento, perché Socrate, nel mio caso, non è un uomo. Poi che anche i gatti siano mortali, questo, cioè, a me, se non me lo dici, io non lo so. Quindi, se Socrate è un uomo, se tutti gli uomini sono mortali, allora quindi significa, implica, queste sono le ipotesi, questa qua è la tesi e questa è la freccia di implicazione. Noi quando diremo nel nostro linguaggio formale della matematica diremo HP implica TH, poi però lo dobbiamo far vedere. In questo caso è evidente, in altri casi dovremo spezzare la catena del ragionamento in più pezzi più semplici come questo. È chiaro? Quindi io posso, se, cosa succede che, se le ipotesi non sono rispettate? Che la tesi può essere vera, può essere falsa. Dipende, non possiamo dimostrarla. Se le ipotesi sono vere, il ragionamento è corretto, la tesi è vera necessariamente. Capite questo? Se invece le ipotesi non sono verificate o il ragionamento non è corretto, allora la tesi può essere sia vera che falsa. Per esempio, se io dico Achille è un uomo, tutti gli uomini sono mortali, quindi Achille è mortale, la cosa è vera, ma Achille non era un uomo, era un semidio ed era mortale soltanto perché la mamma, quando l'ha messo nel bagno che lo rendeva immortale, lo doveva comunque tenere per il tallone è rimasto fuori e quindi era mortale se veniva colpito al tallone. Oppure posso avere casi in cui la cosa è falsa, ma se la tesi è falsa, cosa posso dedurre? Che o una delle due, di queste due ipotesi non è rispettata, o il ragionamento è sbagliato. Per esempio, se dico che Giove è mortale, no, perché Giove non è un uomo. Se invece dico che Giovanna è bionda, tutte le ragazze bionde hanno gli occhi azzurri, quindi Giovanna ha gli occhi azzurri. Allora trovo una Giovanna bionda con gli occhi neri, perché non è vero che tutte le ragazze bionde hanno gli occhi azzurri. Chiaro? Adesso faremo degli esempi sia di una, faremo il primo teorema del corso, vediamo prima la seguente definizione. Un numero si dice razionale, la definizione ancora più precisa verrà data in seguito, se lo possiamo scrivere sotto forma di frazione.
abbiamo M uguale P su Q, dove P e Q li prendiamo numeri interi, Q diverso da 0. I numeri interi sono gli stessi dei numeri naturali. I numeri naturali suppongo che li conosciate, ma poi li rifaremo, li rifaremo bene. Quindi i numeri naturali possono essere, sono 1, 2, 3, 4, 5, i numeri che si ottengono con dati. Interi sono gli stessi dei numeri naturali ma col segno. Io per avere una frazione al numeratore in genere metto, mettiamo P appartenente a Z, Q appartenente ad N, Q diverso da Z. Il segno lo metto solo al numeratore, no? Se devo fare meno 3 settimi sarà meno 3 fratto 6. Queste cose le ripeteremo in maniera più precisa nelle prossime lezioni, ma sostanzialmente penso che si possa capire questo. Allora, teorema radice di 2 non è razionale. Allora, chi è radical 2? Radical 2 è la lunghezza della diagonale di un quadrato di lato 1. Qua abbiamo 1, 1 per il teorema di Pitagora. Qua se la diagonale deve avere una lunghezza pari alla radice quadrata di 1 al quadrato più 1 al quadrato più 1, e viene la diagonale. Cioè un numero che elevato al quadrato faccia 2. Radical 2 non significa altro che un numero che se lo elevo al quadrato mi deve fare 2. Ok? Questo numero non è razionale. Non si può scrivere su, cioè non si può scrivere sotto forma di razionale. Allora vi invito a seguire il ragionamento. Il ragionamento io non vi ho detto ancora come lo farò. Supponiamo che io possa scrivere radical 2 come una frazione P. Suppongo la frazione semplificata o ridotta ai minimi termini, come si dice. Ah. Quindi P e Q non sono entrambi pari, perché ovviamente se sono pari, per esempio 6 14 14 sesti, posso ancora semplificare, 8 sesti posso semplificare, quindi posso supporre che P e Q non siano entrambi pari. Vediamo se ce la faccio a far entrare la dimostrazione in questa riga. Elevando al quadrato ottengo 2 uguale P quadro fratto Q quadro e dunque 2 Q quadro uguale. Allora io dico che questa uguaglianza non può essere. Perché? Dico, affermo che ciò non è possibile. Devo fare due casi. Due casi li faccio qua. Primo caso,
U pari e diciamo P dispari. P quadro è dispari. Allora otterremmo che un numero pari, 2Q quadro, è uguale a un numero dispari. Il prodotto di due numeri dispari è dispari. Allora, questo è possibile? No. Quando una cosa non è possibile, diciamo che è assurda e ci mettiamo una freccetta, tipo la scarica elettrica. Va bene, questa è una usanza che non trovate sui testi, ma è un'usanza che gli studenti adottano da 40 anni. Nel secondo caso P è pari e Q è dispari. Quindi continuo qua, mi serve un'altra riga. Se P è pari, posso scrivere che P è uguale a 2H. Se è pari è il doppio di un altro numero. H può essere pari, può essere dispari. Ad esempio, 8 è il doppio di 4, 6 è il doppio di 3. Vado a sostituire e trovo che 2Q quadro uguale P quadro uguale 2H al quadrato uguale 4H quadro. Adesso semplificate per 2 e ottenete Q quadro uguale 2H quadro. E dico che anche questo è assurdo, perché stavolta Q dispari, Q era dispari, e quindi Q quadro è dispari. Perché nel primo caso P era dispari, nel secondo caso P era pari, ma se P era pari, abbiamo detto, non sono tutti e due pari, se P è pari deve essere dispari. Allora, praticamente che succede? Da dove viene il problema? Il problema nasce dal fatto che 2Q quadro è divisibile per 2, ma poi basta, c'è un solo 2 nella fattorizzazione. Perché? Perché Q era dispari. Invece P che era pari, per esempio 10, c'è un 2 nella fattorizzazione. Quando lo vado a elevare al quadrato, 100 non è divisibile solo per 2, ma è divisibile per 4. Che 2 per 5 per 2 per 5 fa 4 per 25. Cioè quando vado a fare il quadrato, i fattori si ripetono una seconda volta, quindi il 2 qua ci compare due volte, 2 per 2 fa 4, e poi h per h fa h quadro. H quadro non mi interessa. Adesso che cosa succede? Che 2h quadro è sicuramente pari, mentre q quadro è sicuramente dispari, e quindi non ci troviamo. Ci troviamo un'altra volta con un numero pari che deve essere uguale a un numero dispari. Quindi non è possibile. Allora, alla fine di questo ragionamento, con che cosa siamo rimasti in mano? Noi abbiamo provato a scrivere radical 2 come una frazione. Ok? Abbiamo provato a scrivere radical 2 come una frazione. Però, quando andiamo a ragionare, vediamo che non è possibile, perché la frazione la semplifica. Una volta che l'ho semplificata, o mi trovo un numero pari di qua e dispari di qua, o mi trovo un numero dispari di qua e pari di qua. Quindi in tutti i casi, in nessun caso, è possibile che quei due numeri siano pari. E allora cosa ne posso dedurre? Questo è stato il primo serio problema
che hanno, anche questo lo discutiamo non per un quarto d'ora, forse anche 20 minuti. Perché? Primo, dobbiamo analizzare, segmentare bene come abbiamo ragionato. Questa dimostrazione è una dimostrazione che faremo spessissimo in matematica, che però non credo siate abituati a vedere, si chiama dimostrazione per assurdo. Questa dimostrazione in genere qua A e B li metto con le lettere piccole, così se A implica B, questo equivale a dire che non B implica non A. Cioè, se piove, se quando esco piove, io prendo l'ombrello. Non dice, allora vediamo un po', sono uscito, non ho l'ombrello, piove, sono appena uscito, non ho l'ombrello, piove. È sicuro che non piove, perché se pioveva pigliava l'ombrello. Ho appena detto che se piove io prendo l'ombrello, esco e non ho preso l'ombrello. Dice vabbè, ti sei dimenticato. Mettiamo che io sono uno preciso, ci potete credere, la matematica ci potete credere. Ah, ok? Allora, se credete a questa affermazione, se il fatto che non che piove implica il fatto che io prenda l'ombrello e mi vedete senza ombrello, vuol dire che non sta piovendo. Certe volte la facciamo pure comunemente questa deduzione: se uno non ha fatto una cosa in un certo modo, vuol dire che, perché se no la faceva. Ok, viceversa, sono uscito e ho l'ombrello. Che cosa potete dire? Potete dire che piove? No. Perché io ho detto se piove prendo l'ombrello. Non vi ho detto che se no, che lo prendo solo quando piove. Se piove, piove. Quel giorno non pioveva, io ho preso l'ombrello perché ho una sciatica che mi devo appoggiare, l'ombrello ce l'ho ma non piove. Quindi attenzione al linguaggio della matematica: se piove prendo l'ombrello significa che se piove io prendo sicuramente l'ombrello, se non piove non dice nulla, lo posso prendere, lo posso non prendere. Quindi piove, ombrello, non ombrello implica non piove. Lo vedete che è equivalente? Piove implica ombrello. È la stessa cosa che dire non ombrello, non piove. Sono equivalenti queste due affermazioni. Invece ombrello non significa piove, perché altrimenti avrei messo, se metto così, allora è equivalente. Prendo l'ombrello se e solo se piove, non prendo l'ombrello se e solo se non piove. Ma se l'implicazione la faccio da una parte sola, piove implica ombrello, è equivalente a dire che non ombrello implica non piove. Quindi torniamo alla nostra dimostrazione.
La nostra dimostrazione è basata su far vedere che non è possibile, cioè si chiama per assurdo perché dice se io potessi scrivere sotto forma di frazione radical 2, allora buon ragionamento, dedurrei un'uguaglianza assurda, quindi non è possibile. Più in generale, qua non c'è una forma chiara del tipo A implica B. La dimostrazione dell'assurdo, per dimostrare che A implica B, dimostrerà che se non è vero B, cioè se non è vera la tesi, non è vera neanche l'ipotesi. Che se io dimostro questo, è equivalente a dimostrare questo. Ipotesi, tesi, è equivalente a dimostrare che se non è vera la tesi, non è vera neanche l'ipotesi. Qua l'ipotesi non c'era, quindi diciamo, andiamo direttamente a dimostrare che è assurdo. Però, qual era il problema che hanno dovuto affrontare i primi matematici? Chi è che si è reso conto di questa cosa? A quanto tempo fa risale questo teorema? Squadra di calcio i cui componenti adesso è retrocessa, si chiamano pitagorici. Qual è? Allenata da Zenga l'ultima volta. Manco il calcio sapete molto. Qual è la squadra di calcio che allenava Zenga l'anno scorso e che era retrocessa? Perché si chiamano i pitagorici? Ah, non lo sapevo che si chiamano pitagorici. Perché la scuola di Pitagora di Samo, i matematici della scuola di Pitagora stavano a prodotto. Quindi loro hanno, sono quelli che si sono accorti di questa cosa. Che hanno fatto? La tenevano segreta e uno che rivelò il segreto mi sarà morto. E qual è il problema? Vedete un problema voi? Io ce lo vedo un problema, è pure grosso. Qual è il problema? Il problema è che loro conoscevano come numeri solo le frazioni. Allora, il problema è se radical 2 non è una frazione, che cos'è? Perché loro avevano delle evidenze che dicono esiste radical 2, perché loro il teorema di Pitagora, essendo pitagorici, lo conoscete. 1 al quadrato più 1 al quadrato fa 2, questo al quadrato è fare 2, quindi ci deve stare. Dall'altra parte non è una frazione, ma se non è una frazione non ci sta, perché io conosco solo le frazioni. Qual è la reazione? Ah, teniamolo segreto sta cosa, che meno si sa, ma se no la gente perde fiducia nella matematica e finita. Sembrava una contraddizione. Può essere il sistema contraddittorio? Abbiamo detto stamattina, no. Questa cosa, che un sistema non può essere contraddittorio, la imparerete benissimo quando avrete, se Dio vuole, dei figli. Provate a dare una regola e a fare il contrario. Da figli penso che
abbiate sfruttato questa cosa più volte. Cosa fa un figlio quando un genitore dà una regola e poi, per esempio, a tavola non si fa questo, poi lui lo fa per... Che fa? La risposta è quello che gli pare. Sceglie. Se la regola se la vuole dare, la rispetta lo stesso. Se la regola non se la vuole dare, dice vabbè, ma ha fatto lui. Sì, ha detto così, vabbè, ma... È chiaro? Quindi... Qual è il problema? C'è una vera contraddizione? No. Semplicemente dobbiamo ammettere l'esistenza di altri numeri che non siano esprimibili sotto forma di frazione. Non c'è contraddizione. Però, anche se magari sotto sotto lo pensavano, i pitagorici non lo potevano ammettere. Che dice qua crolla tutto, qua la gente si rivolta, ci prendono per i forconi, ci buttano a mare. Chiaro? Quindi per loro a quello stadio non era una cosa da divulgare, era una cosa da tenere segreta. Ok. Quindi abbiamo imparato tramite questo semplice esempio, che è durato più di 20 minuti, abbiamo imparato a fare una dimostrazione per assurdo, cioè quando una cosa conduce a un assurdo non la possiamo accettare. Quindi se negare la tesi conduce all'assurdo non lo possiamo accettare, quindi la tesi è vera. Abbiamo imparato a precisare che A implica B non significa A se e solo se B. Quando dico se piove prendo l'ombrello, non sto dicendo che se non piove non prendo l'ombrello. In matematica, quando voglio dire che prendo l'ombrello solo se e solo se piove, dico se e solo se. Se invece dico solo se piove prendo l'ombrello, solo se piove posso prendere l'ombrello. Sto dicendo che se non piove non prendo l'ombrello. Se piove a volte lo prendo, a volte no. Quindi sto dicendo l'indicazione a volte. In quel caso ombrello implica piove. Nel caso di prima piove implica ombrello. Purtroppo vedete come si complicano facilmente le cose? Quindi significa che io devo essere preciso quando parlo, che se non sono preciso quando parlo è la fine. Allora vediamo un sillogismo che non funziona, un esempio. Ce ne sono tanti di esempi, non posso farli tutti, faccio questo solo perché è particolarmente carino. Adesso vedremo, e nell'ora successiva vedremo ulteriormente, tanti esempi di, si chiamano fallacie logiche, cioè cose che sembrano vere ma non lo sono. Allora, l'esempio è questo qui. Nessun gatto ha 9 code. Un gatto ha una coda in più. Di nessun gatto, nel senso che se il gatto c'è, il gatto non c'è, c'ha 0 code, il gatto c'è, c'ha una coda. Ma siccome nessun gatto ha 9 code, un gatto ha una coda in più di nessun gatto, quindi un gatto
a 10 punti. Vediamo un po', funziona questa cosa? Ovviamente non funziona perché io gatti di giro con 10 ruote non ne ho visto. Poi per falsificare la tesi basta un controesempio. Il mio gatto di 10 ruote non ce l'ha. Allora, se la tesi non è vera vuol dire che o non sono soddisfatte le ipotesi o hai sbagliato il ragionamento. Allora, andiamo a vedere. È vero che nessun gatto ha 9 code? Più o meno sì, diciamo, a meno di ingegneria genetica nel futuro, ma fino a mo non ne ho viste. È vero che, che un gatto abbia una coda in più di nessun gatto? Sì. Almeno che il gatto non abbia la coda mozzata, insomma. Però diciamo, normalmente sì. E allora, se queste due sono vere, che significa? Deve essere sbagliato il ragionamento. Perché è sbagliato il ragionamento? Allora, vi do la risposta perché non è banalissima. La risposta è che è un'ambiguità di linguaggio. Qua nessun gatto è come se fosse tra virgolette. Un gatto ha una coda in più di nessun gatto, cioè del gatto che non c'è il gatto. Invece qua non è nessun gatto tra virgolette ha 9 code. Ma è, sto dicendo un'altra cosa, non è vero che esista un gatto con 9 code. È chiaro? Quindi la stessa locuzione ha due significati diversi nelle due frasi che sono la premessa del sillogismo. Se, se il significato non è lo stesso, io non lo posso collegare. È chiaro? Per esempio, se io ho fatto una lavatrice che si chiama Socrate e sto dicendo quando vado a dire che Socrate è un uomo, mi riferisco al filosofo, e poi invece dico quindi Socrate è mortale, mi riferisco alla lavatrice, non si collegano, perché in un caso mi riferisco all'uomo, in un altro caso mi riferisco alla lavatrice, e la tesi non è vera. Dico tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, mi riferisco al filosofo, quindi Socrate è mortale, ma se quando nell'ultima frase utilizzo Socrate riferendomi alla lavatrice, non sto applicando bene la frase. Queste ambiguità di linguaggio accadono molto più spesso di quello che si pensi, e per esempio è un'usanza, adesso non so quanto ancora, ma almeno un tempo c'era l'usanza di redigere i contratti importanti a livello internazionale, una copia andava redatta in francese oltre che in inglese, perché si riteneva che il francese fosse più preciso da un punto di vista di termini tecnici, quindi non poteva suscitare ambiguità, mentre l'inglese si prestava a maggiori interpretazioni, quindi un domani poteva essere terreno per lavorare. Un'altra cosa prima di fermarci un altro 10 minuti, vediamo questa qui, poi ne usiamo altre più carine ancora. Allora, Giovanni ha il raffreddore. Giovanni prende 10 grammi vitamina C. A Giovanni passa la fine.
Quindi la vitamina C fa passare la bella questa? Vera questa? No, no. In che senso non è vero? Non è forza. Specificatamente. Magari a Giovanni, il raffreddore è passato? Non è vero. Allora, questa cosa, questo tipo di ragionamento, di fallacia logica, ha un nome. Perché è importante, si chiama post hoc ergo propter hoc, dopo di ciò, quindi a causa di ciò. Ok? Quindi se ne è una corticella di che non era vero necessariamente. Un anno uno studente mi fece un'osservazione e dice: no, non è vero, perché l'ha fatto passare a Giovanni, magari un altro. In realtà non è vero neanche per Giovanni. Quando dico non è vero, attenzione, non sto dicendo che non sia vero, sto dicendo che non è necessariamente vero, cioè questo non lo dimostra. Magari la vitamina C lo fa passare veramente al raffreddore a livello di 10 grammi, però qua l'80% delle persone fa passare la fiducia, però non è questa la dimostrazione. Questa cosa, come si può fare a dimostrare da un punto di vista statistico? È una cosa che, se ci pensate, è molto più importante di quello che possiate credere, perché è come funzionano tutti i lavori di medicina, molti. Allora, cosa si fa? Diciamo che io prendo 100 persone che hanno il raffreddore, gli somministro loro 10 grammi di vitamina C ciascuno, a 99 persone di queste qui passa il raffreddore. Posso dire che la vitamina C fa passare il raffreddore? È perché allora, io se vedo una... Allora, mettiamola così. Tu c'hai il cancro. Vedi una sostanza che la danno 99 persone su 100 gli passa il cancro. Te la pigli? Ah, sì. Allora, perché non posso dire che faccia passare la pigli? Non è casuale che a 99 su 100 è passato il raffreddore. Normalmente il raffreddore passa... che ne so, in due giorni, no? Il raffreddore ci vuole più tempo, non è caso. Però non basta, in medicina non basta. Cosa si deve fare? Si deve fare, tu prendi 100 persone di qua e gli dai 10 grammi di vitamina C, prendi 100 persone di là e che gli dai? 10 grammi di una polvere di zucchero, di una polvere zuccherina che abbia lo stesso sapore dell'altro. Perché si fa questo? Per scontare un effetto che si chiama effetto placebo. Cioè, io ti do qualcosa, tu pensi che sia una medicina, quindi il tuo corpo si, diciamo, entusiasma e ti fa passare. Chiaro? Allora, se danno
a 100 persone la vitamina C, a 100 persone un'altra sostanza, e vedono che la cosa funziona, questo si chiama studio in doppio cieco ed è il più alto, ha il valore più alto tra gli studi che si fanno in doppio cieco. Un minuto solo, facciamo un esempio. Mettiamo che io voglia dimostrare che la carne rossa provoca il cancro. Allora vado a vedere, prendo una popolazione di 1000 persone, prendo quelli che mangiano carne e quelli che non mangiano carne. Allora, tra quelli che mangiano carne vedo che nei successivi 10 anni il 5% delle persone si ammala di carne. Tra quelli che non mangiano carne vedo che nei successivi 10 anni l'1% delle persone si ammala di carne. La differenza, mi faccio i calcoli statisticamente, è rilevante, quindi la carne rossa fa venire il cancro. O no? Perché no? Voi dovete capire perché. Non necessariamente, dipende anche da quanto mangiano carne rossa, forse. Allora, diciamo che quelli che mangiavano mangiavano tutti 100 grammi di carne rossa al giorno, gli altri mangiavano tutti 0 grammi di carne rossa. Forse se anche l'1% altri che mangiano, altri anche se. E vabbè, vivevano nella stessa città. Aumenta le probabilità. Vabbè, certo, aumenta le probabilità, non lo sto dicendo fa venire a tutti, no, ma lo faccio venire a tutti. C'è un altro punto del ragionamento che è molto importante, che non avete beccato. Il fatto che l'1% delle persone che non mangia carne si ammala anche. No, statisticamente la differenza è rilevante. Quando la probabilità che questo accada casualmente è minore dell'1%, i medici accettano che ci sia una correlazione, ma la correlazione non è causativa. Perché? Ci possono essere delle variabili che confondono. Per esempio, se quell'1% che non mangiava carne, di quell'1%, andiamo a vedere i fumatori. Se tra quelli che non mangiavano la carne nessuno fumava, mentre tra gli altri che mangiavano carne fumavano tutti quanti, allora magari, cioè io sono andato a vedere solo che non mangiavano carne, ho separato questi da quelli, ma quelli probabilmente non avevano quella come unica differenza. Se prendo persone randomizzate, cioè messe a caso di qua e di là, a quelli gli do la carne, a quegli altri non gli do la carne, li seguo per 10 anni, il resto è tutto uguale più o meno statisticamente, e vedo una differenza statisticamente significativa, allora è un punto. Ma se io sono andato a prendere, a dividere i mangiatori di carne dai non mangiatori di carne, e i non mangiatori di carne risultavano anche essere mangiare un sacco di vegetali, non fumare, fare 10 km jogging al giorno, magari non si sono beccati il cancro per quello. E no, perché non mangiavano carne. Hanno fatto, cioè voglio dire, se tu fai una serie di interventi, dice al primo esame ho preso 18, allora mi metto, studio di più, ripeto ad alta voce, faccio tutta una serie di altri interventi, quindi faccio 5-6 interventi, al secondo esame ho pigliato 27, quindi ho preso 27 e dici che il merito è di un intervento. Come fai a dire? Avendo fatto 6 interventi potrebbe essere merito di tutti e 6 gli interventi insieme, o solo di alcuni dei 6, o solo di uno dei 6. Non puoi dire qual è stato il fattore decisivo, o se c'è stato il fattore decisivo. Magari sono serviti tutti e 6 gli interventi. Chiaro? Quello che è certo è che nel ragionamento, diciamo di tipo deduttivo, io non posso dedurre, cioè non posso fare la deduzione post hoc ergo propter hoc, non la posso fare, non è valida. Certo che se
se passo sotto una scala e mi cade in testa un secchio di vernice, passo sotto la scala e mi ricade in testa un secchio di vernice, la terza volta magari non ci passo sotto la scala. O almeno guardo sopra e vedo se quello sta a pittare, sta col secchio di vernice che gli sta a cadere. È chiaro che se io dico, ah, sono passato sotto la scala, quindi sono andato male all'esame, magari è superstizione, o magari è un effetto placebo. Però magari se dico, sono passato sotto la scala, quindi mi è caduto in testa un secchio di vernice, magari non è placebo, ma magari quello stava pittando. Se tu sei passato sotto la scala mentre stava usando il secchio di vernice, e c'è la una posta, e vabbè, dice che è testa. O no? Va bene, pausa.